Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. Serata di grande successo, nonostante la pioggia, pienone di pubblico, potremmo dire quali sono stati i temi che avete trattato questa sera su questo grande personaggio. Sì, la ricchezza di Guareschi, della sua personalità, è una ricchezza che si esplica come autore, come scrittore, come vignettista, come un uomo capace di intendere, realizzare, interpretare la realtà del suo tempo, soprattutto quella in un'epoca così complicata come quella della post seconda guerra mondiale, soprattutto nelle mie laddove è stata una sorta anche di guerra civile post seconda guerra mondiale, con anche uccisioni, con una situazione difficilissima. Guareschi si pone proprio come un autore che sa raccontare la sua terra come i grandi scrittori, la sua terra, i suoi fiumi, i suoi canali, la sua gente, la semplicità del vivere, vista in una sorta di ricordo e di auspicio per una vita tradizionale contro la modernità. Questi sono un po' i temi stasera trattati attraverso la ricchezza biografica che fa parte, che comprende il campo di concentramento, comprende la carcerazione negli anni 50, comprende la sua partecipazione alla direzione del Candido, giornalista, vignettista, uomo di politica senza essere politico, e quindi una figura davvero straordinaria che attraversa tutto il Novecento come l'autore più letto nel mondo della nostra letteratura del secolo passato. Via, via, vieni via con me. Guareschi aveva il giornalismo nel sangue, lo imparò quando era a Parma, lavorava alla Gazzetta di Parma e poi lo manifestò in modo straordinario e evidente durante gli anni di Candido. A Candido fu in grado di usare battute fulminanti, fu in grado di inventare un modo di scrivere, di inventare delle rubriche. La più grande invenzione giornalistica di Guareschi ritengo fosse la rubrica chiamata Giro d'Italia, nella quale era in grado di cucire, di commentare e di raccontare nello stesso tempo fatti e avvenimenti della settimana, trovati magari anche su giornali di provincia o segnalati dai lettori. Ecco, un uomo che è capace di raccontare e spiegare allo stesso tempo, io credo che sia un grande giornalista, e Guareschi fu veramente questo. Quindi un giornalismo vero, sincero, di grande qualità. Ecco, le relazioni potremmo dire, se può fare un paragone col giornalismo contemporaneo, e crede che l'oblio che poi ha avuto questa figura sia anche dovuto al suo modo di essere giornalista? Ma sicuramente, allora, partendo dall'inizio, il rapporto col giornalismo contemporaneo è direi quasi inesistente. Guareschi era quello che si intende di solito per giornalista, cioè un uomo che per natura sua, per razza direi, è capace di trovare la notizia, di porgerla al pubblico, di spiegarla e di condividerla con chi lo legge, di condividerla con il lettore. Guareschi aveva instaurato un rapporto straordinario con il lettore che oggi ormai non c'è più, perché il giornalismo di oggi punta ad altre cose, punta a un rapporto con il potere più che non con il lettore, e questo credo che sia anche una delle ragioni per cui è calato subito l'oblio su Guareschi da parte del mondo che conta, da parte del mondo della cultura, del mondo del giornalismo e della politica, proprio perché Guareschi aveva strappato questo legame, aveva detto altro, e questo non poteva essere tollerato, soprattutto in un mondo nel quale il dire altro voleva dire occuparsi soprattutto di politica, parlare di politica smascherando i giochi del potere. Con questo non gli è stato mai perdonato. Prima parlava della relazione tra Guareschi e la politica e diceva che di fondo c'è un disincanto. Che cosa intendeva con quelle parole? Ma potremmo dire che Guareschi è stato il campione dell'antipolitica, e cioè di una visione totalmente scettica sulle funzioni della politica e in particolare dei politici. Cioè, la politica come l'arte di cambiare il mondo, su questo lui è ovviamente totalmente negativo, e ovviamente diventa ancora più liquidatorio quando il problema della politica è quello di diventare
diventare assoluta, come è nelle ideologie totalitarie, fascismo e comunismo. Gli anni in cui lui combatte vedono il comunismo agguerrito e ovviamente si accanisce contro il comunismo, ma non perché in particolare anticomunista, ma perché il comunismo di allora personifica la politica che vuole diventare padrona dell'uomo. Allora, a suo parere, per quale ragione è sempre stato accusato di filofascismo, di essere reazionario o un uomo di estrema destra, in altre parole, come mai questi aggettivi? Lui sicuramente era un uomo conservatore, ma passò per filofascista perché nell'Italia del tempo ovviamente esisteva la posizione o del filocomunismo o dell'anticomunismo, e l'anticomunismo equivaleva alla posizione, quasi fosse un sinonimo di fascista. Essere profondamente anticomunisti equivaleva a essere tacciati di fascisti, e lui questo peraltro da un punto di vista anche provocatorio lo accettò sempre, perché il suo intento era quello di essere un uomo libero che poteva riprendere e etichettare ogni malefatta della politica. Da questo punto di vista, allora, il comunismo fu per lui il suo grande bersaglio. Crede che il suo modo di vivere la libertà e di testimoniarla poi l'abbia portato un po' alla damnatio memoriae all'oblio? Certo, ma in un'Italia, si disse che ha ragione, un'Italia in cui era una repubblica dei partiti, nel senso anche nobile della parola, in cui i partiti di massa, Democrazia Cristiana, socialisti, comunisti, furono il motore di questa nuova Italia. Ovviamente un grande scrittore, grande politico, grande anche divulgatore, seguitissimo, popolarissimo, che si scagliava contro la politica instillando negli italiani la sfiducia nella politica come l'arte di rinnovare il mondo, è ovvio che non poteva che incontrare poi uno sbarramento da parte di tutti i politici, a parte il fatto poi che nella sua polemica politica non risparmiò critiche anche ferocissime alla Democrazia Cristiana, e quindi un po' con tutto lo spettro dei partiti. Questa sera all'Officina delle Idee ha partecipato all'organizzazione di questo grande convegno. Dove è nata questa idea e qual è stato il ruolo dell'Officina delle Idee? Quest'anno cade il 100° anniversario della nascita di Giovanni Guareschi, grandissimo scrittore, troppo dimenticato. Eppure è lo scrittore italiano più tradotto nel mondo, è uno scrittore di una chiarezza, comunicatività incredibili. Insieme all'Associazione alle Radici della Comunità abbiamo ritenuto opportuno organizzare un convegno che lo ricordasse nella città dove un suo grande amico, Alessandro Minardi, fu lo straordinario direttore del Giornale di Bergamo fine anni 60, primi anni 70. Gli anni in cui l'Eco di Bergamo era diretto da quell'altro grande direttore che fu Andrea Spada, che si firmava Gladius, e il Giornale di Bergamo diretto da Alessandro Minardi. Erano gli anni della Guerra Fredda, gli anni del comunismo e dell'anticomunismo, gli anni del 68, gli anni delle grandi passioni, gli anni in cui un personaggio così straordinariamente capace di essere libero, di ribellarsi ai conformismi, un soldato che aveva subito il campo di concentramento pur di rimanere fedele al giuramento prestato al re, per cui non aderì alla Repubblica Sociale, preferì stare e subire, e fu per lui un'esperienza drammatica che lo minò per tutta la vita, di rimanere nel lager. Uno scrittore che fece il carcere non accettando di chiedere la grazia quando fu querelato e condannato da De Gasperi. Uno scrittore che era cattolico, che dedicava i suoi libri agli americani che allora morivano in Corea, al cardinal Mitzenski che allora viveva chiuso nella ambasciata americana nell'Ungheria occupata dai sovietici, nell'Ungheria comunista. Ecco, questo scrittore, che è lo scrittore incapace peraltro di odiare, che
creò Don Camillo e Peppone, uniti comunque da valori comuni che sanno confrontarsi, litigare e dialogare e profondamente rispettarsi. Ecco, quest'uomo libero ci è sembrato bello, giusto, opportuno ricordarlo in questo momento, quando questi anni sembrano così lontani e che ci aprono comunque ora a nuove speranze, anche a seguito del clima politico cambiato, delle riforme che si stanno facendo, dell'attenzione a quei valori di libertà che come dire, caratterizzarono la vita di Giovanni Guareschi. Dice così: signore Germani, tu mi hai messo tra i reticolati e mi fai la guardia perché io non esca. È inutile, signora Germani, io non esco, ma entra chi vuole, entro nei miei affetti, entro nei miei ricordi. E questo è niente ancora, signora Germani, perché entra anche il buon Dio e mi insegna tutte le cose proibite dai tuoi regolamenti. Signora Germani, tu ti inquieti con me, ma è inutile. Perché il giorno in cui, presa dall'ira, farai baccano con qualcuna delle tue mille macchine e mi distenderai sulla terra, vedrai che dal mio corpo immobile si alzerà un altro me stesso, più bello del primo. E non potrai mettere il piastrino al collo, perché volerà via oltre il reticolato, e chi si è visto, si è visto. L'uomo è fatto così, signora Germania. Fuori è una faccenda molto facile da comandare, ma dentro ce n'è un altro, e lo comanda soltanto il Padre Eterno. E questa è la fregatura per te, signora Germania.